Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, come di consueto, al nostro appuntamento settimanale del salotto quantistico. E ogni settimana ormai ci sono sempre più persone che si collegano con noi, persone che comunque non conoscono neanche poi l'argomento di cui appunto tratteremo stasera, perché l'argomento della medicina energetica, appunto, è sempre comunque un argomento ancora poco compreso, almeno qui in Italia. Però noi siamo, diciamo, diventati una community veramente speciale di tantissime persone che stanno dando un contributo notevole e soprattutto stanno condividendo qualcosa di straordinario che è arrivato appunto in Italia 2 anni fa. Personalmente io anch'io sto utilizzando, diciamo, questo straordinario strumento di cui parleremo stasera, chiamato l'Invicar, che è già da quasi 2 anni, e personalmente io ormai lo chiamo il mio alleato, il mio amico in tasca, perché ha veramente contribuito a migliorare la mia qualità di vita da ogni punto di vista, come lo sta facendo per tantissime persone attualmente appunto in Italia, ma diciamo in tutto il mondo. Per cui ci tengo tantissimo stasera a introdurre una serata veramente speciale stasera, quindi ringraziate, vi consiglio di ringraziare veramente chi vi ha invitato appunto a partecipare, perché stasera godetevi questa ora intensa. Parleremo di veramente diciamo, un programma in particolare, con degli interventi di specialisti e anche delle esperienze appunto in merito a questo programma, che vi farà veramente riflettere, vi cambierà un po' la mentalità e toglierà quello, diciamo, quello scetticismo che ognuno di noi ovviamente all'inizio può avere. Allora, io vi lascio intanto a un video. Scienza ben accettata che tutto ciò che vediamo nel nostro universo è energia. Ricordate E uguale mc al quadrato? Nel suo nucleo, anche la materia fisica è composta da pura energia, differenziata dalla frequenza alla quale vibra e dall'informazione che trasporta. Queste interazioni energetiche avvengono a livello atomico e subatomico, chiamate meccanica quantistica, la scienza del piccolissimo. Questo è importante da capire, perché questo è il livello al quale la tecnologia di Bimbicart interagisce con l'energia, incluso il campo energetico intorno al tuo corpo. Per quasi 35 anni il dottor Cook ha sviluppato una tecnologia che misura le variazioni nella risposta del corpo umano agli stimoli energetici generati dal computer. Questo background nella meccanica quantistica e nel benessere umano
ci ha permesso di portare questa tecnologia a livello successivo per portarti Limbic Arc. Piuttosto che discutere della fondazione di Limbic Arc e della scienza quantistica, voglio parlare di ciò che conta di più, di come la Limbic Arc può portare benefici a te e alla tua famiglia e ai tuoi amici. Limbic Arc ha due parti. Il primo è una libreria di campi di informazione che risiedono sui server di Limbic Arc. Queste sono espressioni logaritmiche assegnate dal nostro sistema per collegarsi con gli oggetti nel mondo fisico. La seconda è un'applicazione che si usa per accedere e gestire quella libreria di prodotti Limbic Arc chiamata InfoBoost. Chiamiamo i nostri prodotti Limbic Arc InfoBoost perché trasmettono informazioni attraverso quello che viene chiamato effetto di campo. Lasciami chiarire, non stiamo parlando di informazioni che si possono imparare a scuola o leggendo un libro. A livello quantistico o subatomico, ogni cosa porta le proprie informazioni che gli permettono di interagire correttamente con tutto il resto. Per saperne di più sui campi energetici e sull'entanglement quantistico, consulta l'articolo Wikipedia sull'azione a distanza. Il sistema Limbic Arc crea informazioni quantistiche e le consegna nel campo energetico del punto zero di cui anche tu fai parte. Abbiamo osservato che queste informazioni hanno valore a livello subconscio o autonomo. Questa non è una scienza o pratica medica accettata nel mondo occidentale di oggi, anche se ha dei corollari in alcune tradizioni mediche orientali. Limbic Arc non è destinato a trattare o diagnosticare qualsiasi malattia o condizione medica, non dovrebbe essere usata al posto delle regolari cure mediche, ma la nostra esperienza dimostra che è una preziosa aggiunta alle migliori prestazioni e al benessere generale dell'uomo. Per diversi decenni il dottor Cook è stato in grado di costruire un business multimilionario in Zaito, attorno ad una tecnologia strettamente correlata, perché le informazioni generate dal computer, fornite in modo appropriato, hanno fatto una differenza significativa nella vita di molte migliaia di utenti, milioni di volte. La loro esperienza mostra che le informazioni possono migliorare le prestazioni psicologiche. Sebbene questa spinta energetica di informazioni non sia stata misurata con le tecnologie attuali, i nostri utenti hanno riportato molti benefici significativi. Tutto questo può sembrare nuovo e diverso, ma ricevi sempre benefici inconsci dalle informazioni. Lascia che ti faccia un esempio. Hai mai detto a qualcuno: stai dritto? Questa affermazione è una trasmissione di informazioni il cui beneficio va ben oltre l'impatto positivo cosciente del movimento della colonna vertebrale. Se stai dritto, il tuo corpo funziona meglio. Ci sono molti benefici che derivano dallo stare dritto, benefici che sono inconsci, ma comunque reali e importanti. Gli studi hanno dimostrato che una buona postura è correlata, tra le altre cose, ad una maggiore fiducia in se stessi, ad un migliore umore o a una riduzione dello stress. Come ho detto, tutta la materia al suo stato più piccolo è energia. Con Limbic Arc utilizziamo una tecnologia all'avanguardia per fornire queste informazioni benefiche istantaneamente attraverso il campo energetico quantistico onnicomprensivo. Immaginate di lanciare un grande masso nel lago Michigan a Green Bay, Wisconsin. Il livello del lago deve ora salire per accogliere la massa spostata dal masso. Questo aumento potrebbe essere misurato fino a Gary nell'Indiana. Il campo di energia del punto zero funziona più o meno allo stesso modo, solo che istantaneamente, in quello che Einstein chiamava azione spettrale a distanza. Poiché l'energia della Terra è tutta connessa, la distanza geografica è irrilevante. Quando utilizzi la web app di Limbic Arc per scegliere InfoBoost più applicabile alla tua situazione in un dato momento, la nostra tecnologia proprietaria inserisce le tue richieste personalizzate nel campo energetico del punto zero ed il suo impatto sarà istantaneo ovunque tu sia nel mondo. Ad esempio, potresti scegliere una o due aree su cui concentrarti per un periodo di 8 giorni e potenziarle con Limbic Arc. Queste scelte possono essere modificate e mantenute rapidamente e facilmente attraverso i vari dispositivi. Dettagli più specifici su come tutto questo funziona scientificamente è spiegato in altri video sul nostro sito. Oggi ci concentreremo su come i nostri InfoBoost possono migliorare la tua esperienza di vita e il benessere generale, così come quello della tua famiglia e dei tuoi amici. Inizierai a godere dei benefici che migliorano la vita con InfoBoost, relativi a molte sostanze naturali come vitamine, minerali, oli essenziali, erbe, eccetera. L'InfoBoost che selezioni in un dato momento dipende interamente da te. Tu conosci il tuo corpo e puoi intuitivamente sfruttare al meglio questa tecnologia. In base ai nostri anni di esperienza, ci aspettiamo
E gli integratori nutrizionali che stai attualmente assumendo o il cibo che mangi saranno potenziati dalle informazioni che la nostra tecnologia emette sul campo e quindi comunicate al sistema energetico del tuo corpo, offrendoti un'esperienza complessiva migliore di quella che avresti potuto avere. Hai il potenziale per godere di maggiori benefici per il benessere e per migliorare significativamente la tua vita. Comprendiamo che ognuno è diverso, non tutti avranno bisogno dello stesso InfoBoost, ecco perché abbiamo reso l'Himbicark flessibile. Puoi modificare il tuo InfoBoost per essere ciò che desideri e di cui hai bisogno in qualsiasi momento. Hai il controllo totale. Mentre il tuo InfoBoost selezionato sarà continuamente nel tuo campo di energia, abbiamo scoperto che anche la tua mente cosciente è importante per aumentare l'efficacia di questi boost. Quindi, la web app di Limbic Card include dei trial periodici per coinvolgere la tua mente cosciente. I nostri clienti stanno trovando molti miglioramenti nella loro vita grazie all'uso di Limbic Card. Alcuni di loro condividono le loro esperienze su questo sito. Assicurati di rivedere il loro video per sentire cosa dicono. I nostri corpi, compreso i loro campi energetici, sono straordinariamente e meravigliosamente creati. Confidiamo che tu voglia sperimentare la pienezza di ciò che il tuo corpo e la sua energia possono fornirti. Per rendere il tuo benessere, le tue prestazioni una priorità oggi, abbonati ora all'Himbicark. Sappiamo che sarai soddisfatto e stupito della potenza di questi prodotti, poiché interagiscono con il tuo corpo energetico e con il tuo sistema mente-corpo. Per favore, torna dalla persona che ha condiviso questo sito con te e fai in modo che ti mostri come iniziare oggi. Dopo aver sperimentato gli InfoBoost di Limbic Arc, non vorrai più farne a meno. In effetti è proprio così. Questo video noi volutamente lo vogliamo sempre rimandare perché più lo ascoltiamo e più comprendiamo meglio di cosa stiamo parlando. Non è molto semplice ovviamente da capire, però ecco la cosa migliore è lasciarsi andare soprattutto ascoltando le nostre specialiste. Stasera, come sempre, ci sarà di nuovo Maria Mangiacasale, che è ormai una veterana di questo strumento, perché comunque è stata una delle prime a conoscere insieme a me e insieme anche, vabbè, alla dottoressa Tabanelli, che in questo momento non è presente perché è a San Diego. Però ecco, effettivamente Maria ha iniziato subito ad appassionarsi e sta aiutando tantissime persone a migliorare la loro qualità di vita. E stasera in particolare spiegherà, cercherà di far comprendere in maniera tecnica ma semplice l'utilizzo di questo strumento in abbinamento a un programma di cui appunto sarà l'argomento di stasera, chiamato CERT. Io voglio subito passare la parola a lei. La vedo già collegata. Ciao Maria, Ciao buonasera. Barbara, buonasera. Buonasera a tutti, Di essere benvenuti. qua. Stasera è una serata speciale. In effetti, come dice Barbara, parleremo di un programma che di solito accenniamo, ma non spieghiamo. Io stasera si è deciso di spiegare perché ci sono tante persone nuove, ma anche tante persone che sono entrate da poco e quindi che ancora non conoscono il CERT. Secondo me è un programma rivoluzionario. Allora, dato che la serata è piena, vado velocemente a farvi vedere, soprattutto ai nuovi, come funziona l'account Limbic. Allora, condivido lo schermo, eccoci qua, e andiamo sul nostro account. Logicamente le persone che vi hanno invitato vi aiuteranno, perché è un sistema molto semplice, vi aiuteranno a completare l'account, che tra l'altro si può fare anche da soli perché è un classico account. Una volta avuto l'account, questo funziona come una chiave d'ingresso. Dove? Nella famosa libreria. In questa libreria ci sono i famosi infobus, ormai è diventato un termine noto, e in realtà infobus significa informazioni che vanno a potenziare il nostro campo, come si spiegava nel video. Ad esempio, vi faccio l'esempio della calma, cioè io lo metto sempre come programma, è un contenitore, io lo chiamo una piccola scatolina dove ci sono tutti gli ingredienti che una persona avrebbe bisogno, diciamo, per mantenere una centratura, una calma, andando presso un'erboristeria oppure potrebbe andare in farmacia o parafarmacia. Cosa consiglierebbe un farmacista o un erborista?
qualcuno di questi ingredienti, però come lo farebbe? A sua immagine e somiglianza, secondo un'esperienza, secondo quello che dice un po' la tradizione popolare. In questo sistema è invece la rivoluzione. In questo sistema è che attraverso lo scanner della voce, che vi spiegherò meglio nelle slide del CERT, il momento in cui io scannerizzo la mia intenzione di avere questa calma nella mia vita, e quindi di avere un miglioramento psicofisico, la mia voce, che dopo vi farò vedere tutti i passaggi, praticamente mi sceglie in percentuale, cominciando da 100 e finendo allo zero, le percentuali che più mi sono necessarie per avere questa calma. Come vedete, mentre prima avevamo un contenitore generico, ora è diventato personalizzato. Questa è la cosa più importante e più vincente del programma dell'IMBIC, perché è tutto personalizzato, non c'è nessun eccesso, è tutto fatto secondo quello che in quel momento il mio organismo ha bisogno. Io passerei anche ora velocemente a farvi vedere le slide del CERT, perché qui capirete ancora meglio come funzionano gli Infobus. Intanto questo programma lavora a 360 gradi, perché lavora anche sugli animali. In questo periodo sto lavorando molto con degli animali anche di una certa età e con degli ottimi risultati. Quindi questo ci fa capire che questo sistema non è un effetto placebo, perché gli animali lo ricevono senza saperlo, ma subito reagiscono positivamente alle informazioni energetiche. Allora, andiamo sul CERT. Il CERT è, diciamo, la punta di smeraldo, se vogliamo, cioè la chiave di accesso a un benessere a 360 gradi stabile. Perché dico questo? Noi sappiamo che le nostre malattie, il nostro malessere, il nostro stare, diciamo, non realizzare progetti, dipende molto da quello che sta sotto la punta d'iceberg, che sono le credenze limitanti. Il dottor Cook ha individuato insieme al suo team 12 aree, che vedete qui, 12 aree dove praticamente si può, vediamo se riesco a ingrandire la presentazione, che non sono molto tecnologica, le aree che sono importantissime per poter fare in modo da risolvere prima di tutto queste credenze limitanti, che poi andranno a incidere su tutti i nostri, diciamo, malesseri sia fisici che psichici. Ma soprattutto, vedremo anche dalle testimonianze successive, andranno a permetterci di realizzare anche i nostri desideri, i nostri bisogni, perché vanno a cambiare, come dice il dottor Cook, la nostra postura energetica nel campo. Quindi io vado ad ampliarmi, una volta che vado a demolire alcuni pensieri limitanti, logicamente vado ad ampliare le mie potenzialità. Il dottor Cook individua la trinità fondamentale, che è quella dell'energia, dell'emozione e della funzione della salute, per stare bene nel campo e quindi per avere un buon risultato a 360 gradi. Non mi soffermo perché ci sono troppe, diciamo, informazioni stasera, quindi vado veloce. Quali sono, questo possiamo vedere, quali possono essere, diciamo, le emozioni più limitanti che il nostro corpo registra. Possiamo avere la rabbia ed è registrata dal fegato, possiamo avere l'ansia che è registrata dallo stomaco, l'intestino e tutto. Quindi il nostro organismo è coinvolto momento per momento da queste nostre credenze limitanti, che alcune volte possono non essere nostre, ma anche della società, della nostra famiglia, dell'albero genealogico. Quindi va a lavorare proprio nel fondamento dei malesseri. Come succede? Questa cosa dello scanner della voce è fondamentale. La personalizzazione, questo diciamo è la cosa più importante dell'IMBIC, inimitabile, perché ci sono tanti altri sistemi che possono imitare le frequenze, ma non questa, che è la possibilità attraverso lo scanner della voce a raccogliere le informazioni biochimiche del nostro intero corpo, che andrà poi a scegliere quelle che sono le tre aree fondamentali che poi verranno lavorate attraverso il sistema del CERT. Come succede il CERT? Il CERT lavora attraverso le informazioni che abbiamo preso, quindi i vari prodotti che ha scelto la nostra voce, in 24 ore. Quindi noi abbiamo dei prodotti che sono informativi. Scegliamo le percentuali, la nostra voce sceglie le percentuali più importanti, nelle 24 ore successive va a lavorare l'informazione
nei meridiani dei vari organi nel circuito circadiano. Quindi vediamo anche gli orari in cui si muove l'energia. Che dice il dottor Cucchio? In ogni meridiano, di conseguenza in ogni organo, noi conserviamo questa energia limitante, che non è comunque né positiva né negativa, è solo un'energia bloccata. Nel momento in cui arriviamo con il CERT, l'energia si sblocca nelle 24 ore automaticamente da vari organi e va a ricircolare, si va a ripristinare di nuovo la consapevolezza. Quindi essere felici, essere arrabbiati, essere tristi, lo decidiamo noi, non più le circostanze. Questa è la libertà assoluta che ci può dare il CERT. Quindi io vi ringrazio perché veramente ora attraverso le informazioni potrete capire meglio attraverso le testimonianze come funziona, ma è veramente un lavoro fondamentale perché va alla radice di ogni malessere e lavora in 24 ore. Quindi va veramente a sprigionare un'energia che noi abbiamo da chissà quanto tempo compressa, la libera e noi possiamo veramente decidere cosa fare della nostra vita e del nostro benessere. È tutto qui, Barbara. Ho cercato di Grazie essere Maria, concisa e veloce perché stasera grazie, è è stata come piena. sempre esaustiva, sì, perché Grazie. tra l'altro siamo veramente lieti di poter mandare in onda un piccolissimo, sono pochi minuti, di una registrazione, di una diretta che è stata fatta appunto in collegamento a marzo direttamente con il dottor Cook dagli Stati Uniti, che poi tra l'altro lo aspettiamo ormai, manca un mese, possiamo dire, che arriverà appunto di nuovo qui a Firenze e poi ne parlerà Gero Rinaldi. Prego, grazie di introdurre questa breve. Parliamo e basta. CERT is based on a long history that we have with voice analysis. Il CERT si basa su una grande storia, lunga storia che abbiamo con l'analisi della voce. You know that the Spark scan, relies on that technology as well. Sapete che la scansione biometrica si basa proprio su questa tecnologia? What we have learned over the years is that voice requires your entire anatomy to make. So to create voice, it takes your whole body. Quello che abbiamo imparato negli anni è che per fare la voce ci vuole un'anatomia completa, quindi la vostra voce è il risultato di tutto il vostro corpo. We also learned that voice is topic specific. In other words, if I describe to you, for example, my father, and then I describe to you my mother, even though you'll recognize it as me speaking in both cases, the voice energy when I talk about my father will be different when I talk about my mother. Un altro concetto importante da sapere è che la voce dipende dal soggetto di cui si parla. Quindi se io vi parlo di mio padre e dopo vi parlo di mia madre, l'energia della mia voce sarà diversa, anche se sono sempre io. This means that we can take voice and decode the energy patterns, and those energy patterns will apply specifically to the topic the person was speaking of when we took the voice to analyze it. Questo vuol dire che possiamo decodificare la voce e estrarre gli schemi energetici specifici, sul soggetto su cui la persona stava parlando. The significance of that is voice carries a tremendous amount of information. Quindi il fatto estremamente significativo di questo è che la voce porta con sé una quantità immensa di informazioni. And most of that information is generated from a subconscious level. E la stragrande maggioranza di questa informazione viene generata a livello subconscio. One of the challenges that we all face in life is limited perception. Una delle più grandi sfide che affrontiamo nella nostra vita è una percezione limitata. And CERT is a way to
reframe perception. E il CERT è una modalità per rincorniciare la percezione. For example, if I'm going to use my hands for a minute, but if I have a perception that goes from here to here, then my available choices only exist between those parameters. Quindi uso le mie mani. Se la mia percezione va dalla mia mano destra alla mia mano sinistra è delimitata a quello, allora anche le mie scelte saranno limitate a quello. What I've come to believe through clinical practice is that given the limitations of perception, we are built to always make our best choice. Quindi attraverso la mia esperienza clinica io penso e credo che data la limitazione della nostra percezione, comunque noi scegliamo sempre la cosa migliore in quell'ambito. You may know someone, maybe one of your friends, who is having a particular challenge in life. And as you look at their challenge, you think, well, why can't they figure this out? There's a simple solution to this problem. Magari avete in mente un vostro amico che ha una prova particolare, una sfida particolare nella sua vita, e voi vedendolo da fuori vedete la soluzione in modo estremamente ovvio e vi chiedete come mai non riesca ad arrivarci da solo. The reason that they can't see the same solution you can see is because their perception is limited and it may not include what you see. E il motivo per cui loro non vedono la soluzione che voi vedete è perché la loro percezione è limitata a un intervallo che può non includere la soluzione invece che vedete voi dall'esterno. And so we quite often will make a what appears to others to be a poor choice, but to us it's the best choice we have given our perception. E quindi poi noi facciamo delle scelte che dall'esterno possono sembrare delle scelte scadenti, sicuramente scelte non positive, quando invece per noi è la scelta migliore rispetto alla percezione scarsa che abbiamo e quindi a quell'intervallo su cui possiamo agire. Because perception exists primarily below the level of consciousness, most of our behavior and most of our choices are driven by subconscious inputs. E siccome la percezione esiste sotto il livello del subconscio, i nostri comportamenti sono proprio guidati da queste percezioni limitate. This means that we are quite often our worst enemies. Questo vuol dire che spesso e volentieri noi siamo i nostri peggior nemici. In other words, my subconscious limitations that I have no conscious awareness of will sabotage things that I am trying to do without my being aware of it. Quindi il mio subconscio, le limitazioni del mio subconscio, di cui io a livello conscio non sono consapevole, sarà quello che mi saboterà e che non mi permetterà di fare quello che invece a livello conscio vorrei fare. What CERT is designed to do is to decode the information in the voice. Quindi quello che CERT è stato programmato a fare è quello di decodificare le informazioni che ci sono nella voce. Benissimo. Grazie, Gero. Effettivamente poi avremo modo, per chi sarà presente il 15 di ottobre con noi appunto a questo grandioso evento, di conoscere a parte appunto direttamente il dottor Cook, ma poi anche la possibilità di fare le domande, e poi lui ripercorrerà anche un po' tutta questa cosa in merito in particolare non solo allo strumento ma al CERT
Sicuramente avrà molto spazio per poterlo spiegare al meglio. Maria, volevi aggiungere qualcosa? Vedo che sei collegata. Sì, ma certo, dopo il dottor Cook, che cosa c'è da aggiungere? C'è poco da aggiungere. No, comunque, a parte tutto, è un'esperienza da fare perché si alleggerisce molto la vita, ma la cosa che io ho notato sperimentandola su di me è che effettivamente si aprono delle nuove possibilità, cioè proprio la postura energetica, come la chiama Cook, per non chiamarla in altri modi che conosciamo, però usando i suoi termini. La postura energetica ti porta da una piccola palude dove tu sei caduto insieme alle tue credenze, ai tuoi limiti, le tue comodità, soprattutto le pantofole comode, ti toglie, ti asciuga, ti lava, ti fa una bella doccia e ti porta in un altro posto molto più sicuro. Io definirei questo il certo, un posto più sicuro per guardare con occhi nuovi la vita. Quindi provatelo, non abbiate paura. Perché veramente toglie tantissime zavorre. Tutto qui. Grazie Maria. Adesso è arrivato il momento appunto di ascoltare le storie, le esperienze che stanno vivendo alcune persone e che stanno appunto già utilizzando questo strumento insieme anche al programma CERT da diversi mesi. E so che è in collegamento con noi Alice. Alice la vedo già. Ciao Alice, buonasera. Insieme a Valentina. Apriamo il microfono ad Alice, vediamo se riusciamo a sentirla. Dovresti attivare l'audio. Non ti sentiamo. Sentite? Adesso sì. Ciao, ciao a tutti. Ciao Alice, buonasera, come stai? Tutto bene. Benissimo, allora. Appunto, noi ci siamo viste qualche giorno fa, avevamo parlato di questa, diciamo, serata dedicata in particolare al CERT, e comunque, insomma, mi faceva piacere che tu potessi ripercorrere un po' quello che è il tuo percorso. Tra l'altro, so che sei insieme a una tua cara amica, Valentina, Sì. che anche lei ha da raccontare, insomma, anzi, mi fa molto piacere. Perché è la prima volta che è qui con noi, quindi incoraggiamola. Grazie Valentina di essere qui e di, diciamo così, esporre la tua esperienza. Prego. Grazie a voi. Allora, vado prima io, racconto Sì, io sì, velocissimamente. sì, sì. Allora, io utilizzo l'Imbilic Arc da quasi un anno ormai e mi sono avvicinata a questa tecnologia casualmente, anche se il caso in questo genere di cose non esiste, perché con Barbara ci siamo conosciute a una cena e da lì è nato tutto ed è nata anche una bellissima amicizia tra di noi. E io ho scelto l'Imbicarc perché era una situazione molto difficile legata a due ernie lombari che mi davano, a parte un dolore persistente, mi davano molta fatica, mi provocavano molta fatica a svolgere la mia giornata lavorativa. Io viaggio molto per lavoro, quindi stare seduta tante ore in auto era devastante. E dopo quasi un anno praticamente di utilizzo, la mia vita è cambiata esponenzialmente. Ho ripreso a vivere, a muovermi in maniera totalmente differente, quasi priva dal dolore. Io non prendo praticamente più un antidolorifico, non faccio praticamente più punture di antinfiammatorio, biorilassanti e tutto questo che invece prima erano una costante nella mia vita. Io ho una bambina piccola che adesso tra qualche settimana farà 5 anni e chiaramente per me era impossibile prenderla in braccio. E ora lo faccio con una disinvoltura,
che mi riempie il cuore, perché chiaramente poter abbracciare la mia bambina è qualcosa di straordinario. Da qualche mese utilizzo il CERT. L'ho fatto principalmente proprio per andare a lavorare in quelle zone dove Maria, in maniera così semplice, ci ha illustrato e ci ha spiegato, zone emotive. Ho voluto, per una mia situazione di vita che sta cambiando, ho voluto ottenere un supporto maggiore. Ed effettivamente il CERT mi ha dato la consapevolezza di quelli che possono essere i miei limiti, le mie zone di comfort, le mie ciabatte, come diceva Maria poco fa. E quindi sto compiendo un percorso anche da questo punto di vista. Straordinario. Quindi diciamo anche proprio da un punto di vista di percorso tuo, non solo privato ma anche professionale, cioè ti aiuta proprio come supporto a consapevolizzare, ad avere diciamo un atteggiamento diverso nei confronti di qualsiasi tipo di, tra virgolette, ostacolo, impedimenti, ansie, stress. Sì, io l'IMBIC lo utilizzo a tutto tondo nella mia vita, sia lato emozionale, sia lato fisico, sia lato professionale, diciamo così, per cui per me l'IMBIC è diventato uno strumento veramente con tantissime sfaccettature. Grazie, grazie Alice. Mi farebbe Grazie a davvero voi. piacere appunto che tu passassi la parola, so che siete insieme, Sì, a Valentina. Sì. Ciao Io adesso mi Valentina. zittisco. Buonasera a tutti. Eccola, mi ciao, sentite? Piacere di conoscerti. Anche per me, grazie anzi dell'invito, diciamo così. Assolutamente, con molto piacere. Prego Valentina. Allora, io ho conosciuto queste, diciamo, prima l'IMBIC da Alice. L'ho conosciuta in un modo particolare perché, siccome Alice è una mia carissima amica, come dicevano non mi ricordo se nel video chi ne ha parlato, Sì. Chi da fuori vede magari cose che le persone stanno vivendo e non se ne accorgono. Io ero in un periodo in cui il mio equilibrio psicofisico non era stabile, ne avevo parlato con Alice, poi chiaramente lei notava cose che io sapevo ma che magari non volevo far venire fuori. E una di queste cose qui era il sovrappeso, perché ho 53 anni e dall'inizio della pandemia non me ne ero accorta veramente neanch'io, ho preso tantissimi chili in più, sono alta, sono abbastanza ben fatta, adesso il video non mi dà ragione, però non mi ero accorta di questa cosa, ma mi ero accorta sicuramente che dovevo fare qualcosa perché la mia salute, non tanto dal punto di vista dell'estetica, ma la mia salute stava iniziando a rischiare, quindi fare le scale col fiatone, non riuscire a fare certi movimenti e non vi nascondo che ho avuto molta paura. Poi non sono ipocondriaca, ma per esperienze negative della vita, quindi la morte di mio padre molto giovane, il medico è sempre stato uno spauracchio, quindi non ero abituata né a fare esami né controlli. Per farla più breve, quindi Alice, così in modo molto tranquillo, mi racconta di Limbic e della quantistica. Io dico: guarda, non mi stai raccontando sulla quantistica, non mi racconti una cosa nuova, perché per provare a stare meglio sul mio, appunto, la parola in quel momento era l'equilibrio psicofisico. Ho detto anche l'osteopata che sto frequentando utilizzava in passato
mi ha parlato di questa cosa, ma era forse, vi sto parlando di 2017, 2016, quindi forse anche lui era all'inizio come, e Certo. quindi mi parla degli Stati Uniti, e quindi io sono sempre stata molto incuriosita in generale da queste cose, e soprattutto quello che sentivo in quel momento era che volevo stare bene io in casa mia, perché poi vivo da sola, e quindi non ho messo molto a decidere di provare questa cosa qua. E quindi il focus era perdita di peso. Nel frattempo, ho anche deciso di farmi, diciamo, seguire da una dietologa che non conoscevo e che comunque, come diceva Lise prima, non a caso anche lei mi ha fatto una dieta nella quale ho iniziato a mangiare il doppio di quello che mangiavo prima, quindi sembrava impossibile il fatto di dimagrire. Quindi ho conosciuto l'Imbica ad aprile, ho iniziato di quest'anno, ho iniziato la dieta che mi ha dato la dietologa dopo Pasqua, quindi l'11 d'aprile, e oggi che siamo a settembre, quindi sono passati circa 5 mesi, io ho perso senza fatica e non mi sento a dieta, questo è uno dei fattori molto importanti, 14,5 kg. Ne devo Bravissimo. perdere ancora, però l'accompagnamento di Limbic mi ha aiutato tantissimo, perché stasera che abbiamo cenato assieme io e Alice, abbiamo cenato a base di pesce. Io sono fra l'altro una cuoca alla quale piace cucinare, mi ritengo anche abbastanza brava. Ad un certo punto io ho detto: io mi fermo perché non sento più la necessità di mangiare, cose che in passato non sarebbero mai successe, cioè avrei veramente divorato pur di finire quello che c'era sulla tavola. E quindi questo è uno dei tanti elementi. Poi gli altri aspetti sono stati iniziare a fare attività fisica, perché Wow, anche lì brava. ero bloccata, e quindi ho scoperto che il mio elemento è l'acqua, e quindi ho iniziato che mi voglio più bene, vado 2 giorni la settimana in piscina a fare gli esercizi che ancora non riesco a fare in modo, diciamo così, libero, in palestra, perché poi non mi piace. E poi perché non provare anche il CERT? Perché alla fine, Eh sì. e quindi col CERT mi sono trovata benissimo. Quindi questa, proprio in questo momento di cambiamento di lavoro, casa e dove ho vissuto per 53 anni, quindi emozionalmente sicuramente mi stavo mettendo a posto, e quindi ho detto uno scossone di nuovo, invece non è così. E quindi il CERT credo che abbia delle grandissime potenzialità, e forse nel mio caso, visto che la parte emotiva è una parte molto importante, e il fatto di modificare l'energia che uno ha dentro e quella che c'è attorno, col CERT la sento molto di più che con il Limbic. Non che non la senta, però è come scattasse veramente una molla, come descrivevate prima. Poi direi che per stasera ho parlato abbastanza. Valentina, sei stata veramente bravissima, autentica, sincera, Sì, è così. complimenti. E quindi lo consiglierei a qualsiasi persona stasera è collegata per la prima volta, e perché assolutamente funziona. Devi essere determinato, ma appunto la voce non mente, quindi È non proprio è. così, è proprio così. Grazie del tuo contributo e del contributo di Grazie Alice. Grazie davvero. Sicuramente ci mille. sarà un'altra occasione perché sei in un Certo, percorso, volentieri. quindi avremo modo di Volentieri. rivederci. Grazie di Grazie, nuovo. grazie Tra l'altro vedo collegata anche la dottoressa Squeo che volevo salutare, che comunque insomma anche lei sta aiutando tantissime persone. Lei è un chirurgo vascolare, esperta di medicina funzionale, il dottor Trovato dalla Sicilia. Ah, ma siete tutti collegati stasera, siamo tutti qua. grazie. Grazie Michela, ciao. Buonasera. Buonasera, buonasera.
l'altro, Ciao, insomma, buonasera a stasera tutti. abbiamo parlato appunto del CERT, quindi tu sei una, no? Ti sei innamorata di questo programma. Sì, io lo utilizzo molto, moltissimo e lo consiglio e quindi anche i pazienti che lo utilizzano, devo dire che hanno delle risposte molto, molto, molto positive da questo punto di vista, perché giustamente, come diceva Valentina, è proprio un'amplificazione di tutto ciò che già fa Limbic, e quindi è un acceleratore, è un turbo veramente. E chiaramente anch'io l'ho sperimentato prima su me stessa agli inizi, e poi successivamente ho visto proprio virare delle situazioni importanti in pochissimo tempo, ma proprio perché c'è una rimozione di blocchi emozionali grazie appunto al CERT, che va proprio a lavorare con la scansione vocale su quelli che sono i conflitti del momento. Poi chiaramente noi abbiamo stratificato per anni una serie di conflitti, quindi abbiamo veramente tanto da ripulire. E questo ci permette di avere più consapevolezza, di essere più centrate, di scegliere davvero quello che è la nostra, quella che è la nostra, come, quale può essere l'atteggiamento e le decisioni da prendere proprio in quello che è la nostra vita. Poi questo non vuol dire che viviamo la favola del mulino bianco, assolutamente, perché le problematiche ci sono comunque, ma vengono affrontate in maniera diversa. È un nuovo modo di guardare la realtà, di guardare la nostra salute, di guardare quello che siamo e ciò che ci circonda. E secondo me, in una situazione soprattutto attuale, anche in un contesto sociale attuale, è veramente importante, perché in mezzo a tanta destabilizzazione ci ritroviamo con una postura energetica giusta, più adatta e quindi anche più centrati, più stabilizzati, e possiamo essere d'aiuto a chi ne ha più bisogno. Quindi è un grande strumento per noi e per gli altri. Questo proprio per Grazie. essere più semplici possibile. Grazie Michela, davvero ti Grazie a ringrazio come voi. sempre. Grazie. Allora, adesso per concludere, io passerei la parola a Gero Rinaldi, che poi tra l'altro è stata la persona che per prima ha fatto conoscere al mio compagno questa nuovissima tecnologia, e lui è un esperto proprio per se stesso, proprio del CERT, perché l'ha veramente, come dire, non solo sperimentato, ma ormai lo utilizza veramente da tanto tempo, e quindi il suo contributo stasera è veramente prezioso. Ecco, Come stai? Vicente? ciao, benissimo, Bene, grazie. sono veramente felice di essere qua. Lo sono sempre ogni volta, ma questa sera anche da qualche mese, che non. Io È vero, verissimo. voglio, quindi la cosa è bellissima. Dimmi che fa cose straordinarie anche in questo, cioè non ce n'è bisogno, perché appunto lavora all'universo, e l'universo ci ha mandato Barbara, che è uno spettacolo, devo dire. E abbiamo tantissimi clienti, guardate, adesso proprio stavo sorvolando un po', perché sono già 2 anni, e mi ricordavo così, Ludmila, sapete che è la persona che me ne ha parlato, che poi decisi poi di partire come a razzo su questa cosa, che mi ha cambiato completamente la vita. E circa a gennaio mi scrisse un messaggio, che mi ero anche scordato. Mi fa: complimenti, hai superato $1 milione di fatturato. Tu come? Caspita! E quindi, cioè, per farvi capire quante persone ci sono che stanno utilizzando questo servizio solo perché ne abbiamo parlato. Okay. Di queste ce ne sono diverse che promuovono. Non puoi non promuoverlo dopo che hai avuto dei risultati di questo tipo. Non è possibile. E lo promuovi alle persone che vuoi bene. Quindi non c'è assolutamente nessuna azione
di vendita, tranne che appunto Barbara è stata così brava da aprire a tantissimi professionisti, come stiamo vedendo. Anzi, ringrazio la dottoressa Squeo, che si sento spesso insieme anche a Maria, che è straordinaria, anche il dottor Trovato, fantastico, che ci stanno dando un grande contributo, perché tutti quanti, quando approcciamo a una cosa nuova, se ce lo dice l'amico, ci crediamo fino a un certo punto. Quando ci sono dei professionisti che ne parlano, ecco, allora lì facciamo abbattere veramente le barriere. Quindi veramente complimenti a Barbara, che sta facendo un lavoro incredibile in Italia, veramente incredibile, quindi grazie davvero da parte mia. E bene, io sono qua a parlarvi del CERT. Il CERT da me, io non è che lo uso e basta, per me è diventata una sfida a due, cioè tra me e lui, perché ogni volta che c'è qualcosa che non va, per me è sempre un fattore emozionale, no? Specialmente nella mia vita. Quindi io vi riporto semplicemente l'esperienza. Ora sono quasi 2 anni, a ottobre io iniziai subito a usare il CERT, fu lanciato nel 2021, a ottobre, e mi ci buttai a capofitto. Io ve lo racconto un po' per come è da utente, ok? Perché sinceramente abbiamo sentito, specialmente il dottor Cooper, che lo ha creato. Maria lo ha spiegato in maniera straordinaria attraverso la parte tecnica. Io vi racconto semplicemente in 2 righe, che sono qua, quello che è la mia esperienza, per trasferirvi nella semplicità più assoluta che cosa accade, cosa è accaduto a me, cosa accade in particolare. Poi magari possiamo mettere più o meno degli aggettivi su quello che è il problema a livello emozionale, ma è tutto qua. Praticamente io vi ho fatto semplicemente 2 righe in modo tale che rimanga impresso. In pratica le nostre decisioni rappresentano le linee guida della nostra vita, e l'abbiamo capito molto bene, cioè decidiamo in base ai pensieri che abbiamo, diciamo, ormai ci condizionano. Però le persone sappiamo che decidono per un piacere, quindi si decide qualcosa di fare perché abbiamo piacere di farlo, proviamo un piacere, quindi vogliamo fare una cosa, rispondiamo in maniera positiva quando quella cosa ci fa piacere, o negativa, secondo sempre di ottenere un piacere per noi, oppure evitare un dolore. Ecco, tutto qui. Cioè, su tutto questo ruota le nostre decisioni, e le decisioni che sono poi le basi, come se fosse una sedia, un tavolo, le gambe sul quale alziamo tutta la nostra vita in base a cosa ci fa male, a cosa ci piace. Prendiamo decisioni. Il problema qual è? Cosa fa scattare il dolore? Quindi lo evitiamo. E sono questi, sono evitare i dolori. Quindi le convinzioni sono accadimenti nostri o che sono successe ad altri. Abbiamo sentito semplicemente, quindi li portiamo dentro al nostro subconscio, cioè accettiamo quella condizione che è già successa a noi o a altri, e quindi anche questa ci delinea un po', come diceva il dottor Cook, fa la cornice, no? Il CERT appunto rincornicia tutto quanto. I pensieri appunto che abbiamo su qualcosa. Un pensiero, tanto mi va male questa cosa, tanto io non riuscirò, tanto qui, tanto là. Quindi anche questo ci fa decidere o no di fare qualcosa. Se io vi facessi una domanda, giusto per capire in realtà che cosa fa veramente il CERT, quanti di voi vorrebbero, non so, riuscire a fare una bella prestazione parlando davanti a un pubblico importante, no? Sono convinto che tanti vorrebbero farlo, perché quando vediamo le persone che superano quei limiti e possono semplicemente esporre tutto quello che hanno in testa davanti a tante persone, ecco, questa cosa noi la vediamo come qualcosa che è al di fuori del nostro limite, della nostra cornice, ma ci piacerebbe. Ecco, non riusciamo a sfondare questi limiti, perché abbiamo, appunto, ci siamo incatenati su alcuni pensieri,
preoccupazioni, i traumi che abbiamo vissuto e poi le paure, ovviamente, che fanno da padrone su tutto questo. Quindi chi vorrebbe magari accendere un giorno Facebook e fare una bella diretta e dirne quattro di quello che penso? Magari veramente siamo tanti a volerlo fare. Ecco, anche lì siamo condizionati da tutta una serie di cose che andrebbero, pensiamo in maniera molto rapida, all'inconscio, che vanno in qualche modo a intaccare, no? Quello che sono le nostre condizioni per mantenere una serenità, oppure vanno a intaccare. Ti sentiamo malissimo, Gero. Sta tornando indietro l'audio. Sì. Aspetta che provo a cambiare il microfono. Senza. Ora senti meglio. Adesso meglio. Quindi queste convinzioni creano queste situazioni negative. Pertanto evitiamo spesso e volentieri, vediamo come diceva appunto il dottor Cook, che riusciamo a vedere le persone dall'esterno, no? E riusciamo a vedere cosa fanno che non andrebbe fatto. È capitato magari a tante persone di evitare di uscire, di evitare di stare in pubblico, di evitare di incontrare le persone. Eppure sappiamo che una vita chiusi a queste condizioni non è favorevole, però ci fa stare bene. E quindi noi diciamo sì, ma io sto bene così, ma in realtà non stiamo vivendo, perché la vera vita, il vero vivere è stare insieme agli altri, andare a ballare, divertirsi, gioire, godere di tutto quello che ci ha messo l'universo a disposizione. Però noi diciamo no, a me piace questo, in realtà è perché l'altra cosa ci provoca un dolore, ok? Quindi io non dico che le persone debbano fare cose che magari non hanno fatto perché per loro magari non sono neanche interessanti, ma chissà quante ce ne sono per diventare felici, per vivere una vita molto più felice, ok? Quindi queste condizioni ci creano e ci fanno stare bene alla larga da tutte quelle possibilità che l'universo dà costantemente, e noi le rifiutiamo oppure accettiamo solo quelle che ci fanno piacere. Il risultato qual è? Ci sembra che a decidere siamo noi, ma in verità siamo condizionati. Quindi le decisioni, le azioni o una reazione avvengono proprio sulle basi che sono state incorniciate. Ecco, se immaginiamo che queste come le basi sulla quale si fonda la nostra vita, ecco che il carico sarà sempre sbilanciato. Cioè, sì, siamo felici perché in alcune aree duriamo fatica per esserlo, ma i nostri limiti non ci permettono di far venire fuori i nostri veri talenti. Se noi tiriamo fuori tutti i nostri talenti, quelli veri che abbiamo dentro, probabilmente ci ritroviamo ad essere una persona completamente diversa, ma felice. Ecco, il CERT, io ho terminato, il CERT vi libera da tutto questo, ci vuole il tempo, ma per chi ha traumi veramente grossi, accade all'inizio di vivere momenti anche di emozioni forti, farete dei sogni importanti, a volte capiterà nei primi momenti a qualcuno, è capitato di mettersi a piangere, è capitato di riappacificarsi con delle situazioni pazzesche familiari, io sono uno di questi. Detto la parte pratica, non vi sto a raccontare nei dettagli che cosa è accaduto nella mia vita, perché ci vorrebbe una giornata, grazie a questo chat. Ma la mia vita, nonostante i miei talenti, alcuni talenti li avevo sfruttati molto bene nella parte professionale, mi ero realizzato, ma continuavo a vivere in maniera ciclica delle situazioni. Questo cerchio poteva ingrandirsi o restringersi, ma era sempre costantemente un up e poi un down, un up e un down. La linea a volte andava in su, a volte scendeva, ma era sempre una cosa ciclica. E questa cosa mi stava veramente facendo impazzire, perché io me ne ero accorto che dipendeva da me, ma non sapevo cosa fare. Non sapevo come fare, sono persino andato in età giovane, sono fatto un anno e mezzo dallo psicologo che mi ha risolto tantissimi problemi, ma c'era qualcos'altro che mi veramente, perché
sono accadute delle cose importanti nella mia vita, quindi app incredibili e down pazzeschi, e dico questa è colpa mia, cioè qualcosa che sto facendo ma non riesco a uscirne. Ecco, il certo a me mi ha regalato la possibilità di vedermi davvero, come se mi vedessi dall'esterno, vedo la radiografia di me, la guardo, la osservo, so dove sono, a che punto sono e dove ancora mi mancano delle cose. Io vi auguro davvero di vivere un'emozione di questo tipo, perché non c'è, credo che per quello che riguarda una persona curiosa della vita, non c'è regalo più grande, assolutamente, di questo. Bene, c'è un'occasione incredibile, è incredibile, di conoscere chi l'ha creato, ma non solo. Vedete le cose quando davvero devono accadere, perché le vuoi assolutamente, quando c'è le vibrazioni giuste, ma non siamo qua a far fatturare. Io vi ho dato un numero semplicemente per farvi capire quante persone ci sono che stanno continuando a usare questo servizio, nonostante magari non vengono mai più alle... Io ho tantissimi clienti che forse l'avranno visto una volta una presentazione, però costantemente continuano a usarlo e ne sanno spesso più di noi. Ecco, accade che persino no, un personaggio importante, laureato in fisica e in medicina, che è persino stato docente universitario, pensate, direttore generale dell'azienda ospedaliera, è una persona spettacolare, straordinaria. Se vedete un suo video, vi fa innamorare subito del settore e di come lui lo rappresenta. Beh, questa persona, grazie a Barbara, al lavoro di tutta la squadra, tutte le persone che stanno lavorando, i professionisti che ci sono dietro, è riuscito persino a incuriosire personaggi di questo calibro che saranno a Firenze a questo grande evento. L'evento che c'è al 15 ottobre è un'occasione per conoscere questo creatore di Limbic Hack. È una persona sicuramente che sa comunicare con l'universo, a tal punto che è riuscito a fare una cosa che nessuno ha fatto, perché Limbic Hack è unica al mondo. Limbic Hack è l'unica che sfrutta la tecnologia quantica senza uno strumento. Quindi immaginatevi a che livelli siamo. Semplicemente noi lo stiamo sfruttando ancora pochissimo perché non ci crediamo ancora. Perché se noi ci credessimo davvero a quello che possiamo fare attraverso Limbic Hack, veramente potremmo sviluppare delle cose pazzesche. Dipende solo da noi se farlo o non farlo. Quindi l'azione è una di quelle che nella quantistica dà veramente il risultato più alto. Essere a questo evento vuol dire iniziare a dare segnali chiari all'universo di cosa volete fare. Vi lascio con un consiglio assolutamente importante, perché a me mi sta cambiando la vita, proprio in modo che le cose arrivano in maniera molto più semplice, che invece di durare fatica, è che noi cambiamo completamente, sempre e continuamente idea. Cioè noi facciamo magari uno spascal di un modo e il giorno dopo abbiamo cambiato idea su quello che già avevamo deciso. Oppure non ci crediamo più su quello che abbiamo fatto l'audio. Ma questo lo facciamo sia con Limbic che nella vita normale. Cioè noi pensiamo che qualcosa ci va bene, finalmente siamo positivi. Peccato che prima che l'universo lo realizzi per noi, noi abbiamo cambiato idea e quindi di continuo cambiamo il processo di creazione di questo universo che poi noi realizziamo e vediamo. Quindi la cosa importante è avere una continuità, non uscire mai da un'idea, specialmente, ecco, speriamo che sia appunto positiva questa idea e mai negativa, e continuare ad averla, non cambiarla ma assolutamente finché non si è manifestata. Io vi ringrazio, complimenti veramente a tutti, ci stringiamo la mano, ci vedremo tutti quanti a questo evento, spero che ci saranno tante persone, passiamo una giornata insieme, ci abbracciamo, godiamo di quello che stiamo realizzando e di tante persone che stiamo aiutando, per il tutto anche di grandi personaggi che appunto stiamo vedendo. Grazie, ti ripasso la parola, a presto. Grazie, grazie Gero per la condivisione della tua esperienza, veramente ti ringrazio e ringrazio tutti gli altri ospiti che sono intervenuti. E stasera è stata veramente una serata ricca, speciale e di conseguenza, insomma, quello che vi dico dal profondo del cuore
rivolgetevi alla persona che vi ha invitato stasera e lei saprà come guidarvi nella maniera corretta. Grazie, buona serata e buonanotte a tutti. Buonasera, buona serata a tutti. A tutti. Ciao. Ciao. Grazie, grazie a tutti. Grazie, buona serata buonasera a tutti. Tutti. Buonasera, buonasera. 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 Buonasera.